Evento imperdibile presso la Mediateca di Cava dei Tirreni, Manuel Foresta presenta Colori Primari. Se di notte non fa male fantasticare sul tuo odore, spegnerò il rumore sordo del mio cuore furibondo. Tornerà l'estate, tornerà l'inverno, tornerà di certo questo mare dentro. Allora Manuel, cosa ti provoca presentare il tuo album nella tua Cava dei Tirreni, Colori Primari? Il mio album qui nella mia città ha un sapore diverso perché è nato qui, è nato tutto qui dalla mia passione della musica, che è stato appunto proprio tra questi luoghi che ho iniziato a studiare canto, ed è qui che sono nate alcune delle canzoni ed è qui che è nata tutta la mia speranza, tutta la mia voglia, e quindi ritornare a presentare alle persone a me care e a tutti gli amici e le persone che mi hanno sempre seguito il mio album è un punto veramente importante per me. Per quanto riguarda la tua esperienza a The Voice of Italy nel 2012, cosa ti rimarrà particolarmente impresso? Mi rimarrà sicuramente impresso tutto quello che era lì dietro le quinte, perché era un momento importante, di grande gioia, di grande spensieratezza, e forse questo, la spensieratezza, il modo disinvolto, senza farsi troppe domande, di vivere quell'esperienza, è una delle promesse che mi sono fatto da quel momento in poi, cioè di vivere sempre così, con il sorriso e con la gioia di fare quello che mi sono sempre augurato succedesse nella mia vita. La vita degli artisti è spesso caratterizzata anche da momenti negativi. I momenti negativi sono stati dei punti fermi, che riguardando indietro sono stati veramente quelli da cui poi è nato tutto. Veramente i momenti negativi sono l'humus da cui poi è nato tutto il resto. E fortunatamente io ho sempre avuto una famiglia forte alle spalle che mi sostenesse, e soprattutto gli amici. E nel momento in cui ero io a non crederci, erano gli altri a darmi la forza giusta, a farmi ricominciare e dalle sconfitte, se così le vogliamo chiamare, costruire poi le vittorie del domani. Colori primari, la scelta del titolo? La scelta del titolo nasce, io non sono bravo a dare i titoli alle cose, ogni volta che devo dare un nome alle cose mi viene l'ansia, invece questo l'ho scelto con grande velocità e tranquillità, proprio perché era chiaro che cosa volessi mettere dentro l'album, cioè dei colori fondamentali che poi potessero essere mescolati da chi ascolta poi l'album in secondo momento. Che cosa vorresti che arrivasse a chi acquisterà il tuo album? La verità, cioè il fatto che io ho voluto vivere questo album in prima persona, mettendoci dentro la mia storia, e spero che gli altri possano vedere la mia storia, possano comprenderla e sentirla anche un po' propria.